Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi un breve video, ormai faccio video sempre abbastanza brevi in modo che non ci annoiamo, su quelle che possono essere le aspettative, gli entusiasmi ma anche le delusioni del trattamento ormonale sostitutivo. Parliamo spesso, è anche una mia specialità, un mio piacere parlare di quella che è la ottimizzazione dei valori ormonali, come avviene per la donna così anche per l'uomo, raggiungere quindi quei livelli di testosterone, di estrogeni, il livellamento della prolattina, ma chiaramente il protagonista quando si parla di questo è il testosterone, affinché ci sia un miglioramento di molti aspetti psicofisici e dell'individuo. Chiaramente tutto è chiaro, sotteso dalle analisi, dal controllo e dalla valutazione, questo lo do per scontato. Allora, cosa succede? Che talvolta forse vi è anche un'attesa eccessiva, quindi noi dobbiamo un attimino, il medico proponente e anche la persona che inizia il percorso, porre diciamo un'asticella non troppo alta inizialmente, altrimenti ci possono essere anche delle delusioni. E non nascondo che seguo, proprio perché è la mia specialità, centinaia di persone in trattamento ormonale sostitutivo, con gli ormoni bioidentici, con terapie galeniche, con terapie iniettive nei casi in cui serve. Conosciamo tutti gli esteri enantati, ad esempio, che usiamo qua in Italia. Moltissime persone soddisfatte, però io mi soffermo sulla persona che magari non trova quella soddisfazione. L'ultima mail di ieri, esami perfetti, testosterone a 8, però la persona dice: dottore, sì, però io mi alzo sempre stanco, ho migliorato un po' l'aspetto del desiderio, però ho questa stanchezza cronica. Allora qui il medico non deve solo concentrarsi su una guerra dei numeri, allora aumentiamo il dosaggio e cambiamo la molecola, cerchiamo anche intorno al paziente quello che sta succedendo, innanzitutto una valutazione ormonale completa. Abbiamo studiato l'assetto anche della tiroide, ormone fondamentale, i livelli di cortisolo, i livelli di prolattina, abbiamo visto per la parte sessuale anche la componente metabolica, i livelli di omocisteina, la vitamina D, in più tutta una componente anche di natura psicologica. La libido è determinata sì dai livelli di testosterone, ma anche da quello che è il piacere da corrispondere al nostro partner. Quindi se c'è una simbiosi, un'empatia, un interesse sessuale reciproco, la libido aumenta, ma può benissimo abbassarsi magari confrontandoci con una persona verso la quale c'è, diciamo così, una componente attrattiva ridotta, o anche dall'altra parte non c'è quell'interesse particolare. Mi è capitato molte volte di parlare con pazienti, di affrontare problemi di disfunzione erettile, pazienti visti poi dopo 2 o 3 anni per altri problemi, che erano rimasti così un po' affezionati, cioè si era creata un'empatia tra me e la persona e il paziente, e allora magari sulla scheda leggo il problema e dico: ma per la parte elettrica poi come hai risolto? Hai fatto le onde d'urto? Hai fatto altro? Insomma, io sono anche contento che si vada da altri specialisti purché si risolva. E moltissime volte mi viene detto: no, dottore, ma non era un problema, era un problema mio, perché adesso ho cambiato compagna e sto molto meglio. Ho cambiato compagno, nel caso di omosessualità, e sto molto meglio. Quindi spesso, anche in questo caso, la libido non deve essere solo interpretata come una guerra di numeri, altrimenti poi non c'è più neanche un interesse professionale a svolgere la TRT. La TRT ottimizza gli ormoni e quello che ci deve essere di riflesso è un benessere psicofisico. Però il messaggio che voglio dire: non ci aspettiamo il cambiamento della nostra vita. La terapia sostitutiva è un po' l'accensione del motore, ci regala l'energia, anche l'entusiasmo mentale per affrontare le difficoltà che per noi sono diventate difficoltà della vita, che può benissimo anche avere l'energia per alzarsi dal divano, uscire fuori dall'ufficio dopo l'orario di lavoro con quell'entusiasmo per andare ad allenarsi, una chiaramente energia per avere quella forza di modulare e plasmare la propria nutrizione. Spesso consiglio, confrontandosi con un nutrizionista esperto, un biologo nutrizionista, quindi ci dà la spinta per affrontare poi tutte quelle situazioni di vita che ci permettono di migliorare. Io in TRT posso avere un miglioramento anche fisico perché ho più energia per allenarmi meglio, quindi è tutto riflesso.
I tempi, perché talvolta la persona mi è capitato 3 o 4 giorni dall'inizio, ho le mail, le conservo tutte, ma per mia così, praticità nel lavoro. Dottore, guardi, sono 3 giorni che ho fatto la prima iniezione, ma non sento ancora nulla. Allora, spiego, durante la visita spiego tutto, ma è normale che è difficile che la persona raccolga tutte le informazioni. L'ottimizzazione, se raggiunta, inizia a dare i suoi veri risultati intorno alle 6-8 settimane. Poi c'è la persona che ne risente immediatamente, c'è la persona che richiede più tempo, è sempre una curva gaussiana, però più o meno 6-8 settimane per una stabilizzazione e iniziare a sentire l'effetto di questa ottimizzazione ormonale. Quindi anche questo è un messaggio che il medico deve dare al paziente. E più, come dicevo, attendere sì dei miglioramenti psicofisici, gli aspetti cognitivi, il focus, questo drive che ci può dare nella giornata, l'allontanamento dalla brain fog. Capita, mi succede tutti i giorni di avere risposte entusiasmanti, però poniamoci sempre degli obiettivi concreti, sia la persona che inizia il percorso che il medico non devono porre un'asticella altissima, perché poi se i risultati non si raggiungono c'è la delusione, la frustrazione, la perdita dell'entusiasmo. Il tutto, come sempre, chiaramente come ricordo, ben valutato, ben ponderato prima di iniziare dei percorsi che vanno comunque a sostituire la produzione ormonale, come fa la donna dal ginecologo. Loro fanno i loro percorsi preventivi, anti-aging o di prevenzione delle patologie che accompagnano la menopausa. Noi maschietti anche dobbiamo fare il nostro percorso anti-aging e tutti quegli approcci ormonali lecite, preventivi, affrontare quello che poi sarà la ormonosenescenza, l'aging, questa parola di andropausa ormai desueta. Quindi ecco, a piccoli consigli, 6-8 settimane per iniziare a vedere i primi miglioramenti che possono protrarsi anche per anni. Il miglioramento ci può essere durante gli anni, chiaramente monitorizzare alcuni aspetti, ma avere coscienza che iniziare la TRT non ci trasforma in Superman, ci dà le scarpe, ci dà gli strumenti per affrontare quegli aspetti della vita che erano diventati pesanti, quella depressione che era subentrata, quella stanchezza psicofisica, ottimizzando. E se tutto questo era legato, chiaramente era legato a bassi livelli di testosterone, la sua ottimizzazione migliorerà sicuramente il nostro approccio, il nostro entusiasmo, ecco proprio l'entusiasmo nei confronti della vita. E come sempre controlliamo, allarghiamo il percorso con un'attenzione particolare agli aspetti nutrizionali, all'attività fisica e tutto il quadro ormonale. Non esiste solo il testosterone, ma sappiamo come tutti gli ormoni agiscono in orchestra, in sinergia. Bene, volevo fare un video di 3 minuti, è diventato di 7.3, 7.30, quindi forse è eccessivo. Sono dei messaggi, non ho più niente da insegnare perché sul web ormai c'è tutto. Allora trasmetto quelle piccole esperienze della mia attività quotidiana, le condivido con chi è appassionato dell'argomento. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Thank you.